notare il mio mega brufolo, ragazzi. Mi fa anche un male. Dicembre 2020, quando decori il tuo albero, appendi anche pensieri d'amore per te e i tuoi cari. Sono gli addobbi più apprezzati. Buongiorno, stavo dicendo no. Buonasera, buona serata e buona festa dell'Immacolata Concezione. Bru bru. Bru bru. Brubri. Brubri. Com'è? Ok. Quindi siamo all'8 dicembre, ragazzi, è fiesta! Allora, avete fatto l'albero? Perché so che di tradizione si fa l'8, anche se io l'ho fatta a novembre. Però, insomma, diciamo che la maggior parte delle persone... ciao, amore! Ciao, amore! Ciao! La maggior parte delle persone fa l'albero, appunto, l'8. Infatti, i bimbi e gli ami, dovete avere se ci sono. Gli amici del Grande Fratello l'hanno fatto. Scusa, potremmo fare gli hamburger al forno, piacerebbe farli. Che sono belli saporiti. Va bene. Può essere al grillo, se non fanno il colpo. Va bene. Meno pulizia. Ci vengono quelle patatine, quelle con gira con gira. Sì. Ciao, amore mio. Quindi niente, cosa vi volevo dire, ecco, i bimbi, gli ami del Grande Fratello hanno fatto l'albero oggi e io me lo sono goduto, quindi niente, nel senso, chissà se magari qualcuno di voi ha fatto l'albero. Mi sono data un goccio di shampoo, mi sa, nell'occhio. Toh, amore. Ok, comunque insomma, quindi insomma fatemi sapere se qualcuno di voi oggi ha fatto l'albero. È il mio guagno albero, ancora in piedi, non so per quanto. Comunque, insomma, per il momento è ancora qua. Adesso noi, aia, siamo alle 19.44 e quindi facciamo la pappa. Marco sta andando appunto a cuocere, perché di solito la cottura della carne... Ah! Fai male! La cottura della carne ci pensa lui. Vieni qua, brutto mostro! Dove l'hai messo, Ciotto? No, ma preferisce mordere la ciccia della mamma. Ciuccia. E cosa vi volevo dire? Appunto, facciamo gli hamburger. Amore, amore, amore!
non lo porti, amore? Perché non lo porti? Porta, Tato! Sei stanco? Porta, amore, il ciucciotto? Hai sete? Dì a papà che ti apre e ti fa bere. Dì a papà che ti apre. Notare il mio mega brufolo, ragazzi. Mi fa anche un male. Ma che dire ragazzi, ma che dire del mio brufolo, cioè ragazzi fa un male. Oh. Il mio Teddy sull'elefante che galoppa verso il Natale. Ecco gli hamburger con le patatine. Rocolo! E sono questi qua, gli hamburger di Chianina, dei sapori dintorni del Conad. Noi solitamente prendiamo sempre questi qua ultimamente, ci vengono più comodi. Pubblicità al Grande Fratello, pubblicità al Grande Fratello. Ok, Marco sta per aspettare appunto, cioè sta aspettando che il forno raggiunga la temperatura e poi inforna gli hamburger con le patatine congelate. E inizia già a aver fame, da quando siamo in casa, così nei giorni di festa, tipo il weekend, così, vabbè, oggi è infrasettimanale, ma è festa, quindi Marco non ha lavorato, mangiamo prima, perché comunque c'è il tuo giorno in casa, che fai se non mangi? E quindi niente, mangiamo prima, infatti adesso sono le 8:10, ma per noi è presto, e che dire, solitamente mangiamo anche prima. Ma niente, volevo aggiornarvi dei cuccioli. Allora, Bruno sta molto meglio, ha sempre sotto cura, quindi io non so se comunque abbiamo o stiamo debellando o chilerando in maniera corretta quel protozoo, ma il cane sta molto meglio, ha riacquistato il suo appetito, la sua vivacità, e comunque diciamo che la consistenza è molto buona, quindi nel senso diciamo che stiamo andando nel verso giusto. Poi quando finiamo i 10 giorni di terapia andremo di nuovo dalla veterinaria e speriamo che ci dica insomma un esito buono per quanto riguarda appunto la terapia corrente, o comunque insomma ci affidiamo a lei e vediamo. Per quanto ci eravamo lasciati per quanto riguarda invece Rocco, quel giorno sono appunto tornati con Marco, Rocco e Marco dai dottori comunque del centro specialistico di veterinario di Brugnato, e gli hanno fatto i raggi, l'hanno visitato per bene, e loro escludevano comunque almeno per il momento la giardia, ma visitandole comunque dai raggi pensavano comunque che cioè insomma hanno ritenuto che si trattasse di un attacco di gastrite acuta, che comunque abbia mangiato qualcosa di indesiderato che gli ha fatto male e che comunque gli ha provocato un attacco appunto di gastrite, perché Rocco in realtà soffre spesso di gastrite. Quindi niente, gli hanno fatto una puntura per calmare comunque la nausea, il vomito, un po' nel senso i disagi che aveva, e quindi il cane comunque è stato subito bene.
È stato subito bene. Il giorno dopo, infatti, abbiamo fatto la notte tranquilla. Il giorno dopo siamo usciti, siamo andati dalla mamma. E io pensavo che comunque fosse un po' spossato da tutto. Ha fatto comunque la sua pupù, che lui di solito invece la fa bella, in genere la fa bella, insomma. l'ha fatta un po' tipo mousse, un po' tipo soufflé, un po' tipo, avete capito? Non proprio da dissenteria da preoccuparsi, però insomma non era la sua pupù bella. Diciamola così. E quindi niente, eravamo un po', però anche con Marco così parlando abbiamo detto vabbè, ma magari è un po' sempre della gastrite, è un po' spostata, eccetera eccetera. Insomma, comunque giocava, era bello tranquillo, mangiava e per sicurezza gli abbiamo dato anche a lui le crocche gastrointestinali, perché abbiamo detto sia per la gastrite che comunque per tutto, insomma, è meglio darle anche a lui, che comunque sono un po' più digeribili e insomma va bene. Abbiamo dormito come nostra consuetudine ormai, non so da più, ormai non conto neanche più i giorni, sul divano. Questa mattina, perché ormai era appunto mattina, verso le 5, 5 qualcosa, è voluto uscire e ha fatto una scarica di pupù liquida. Ha fatto una scarica di pupù liquida e vabbè, poi si è fermato lì. Riassumendovi, insomma, ha continuato insomma ogni due ore insomma ha continuato. Quindi oggi è festa, non volevamo comunque disturbare, se non c'è proprio un'emergenza, voglio dire, nessun dottore. E quindi abbiamo pensato di dargli la stessa pastiglia in base comunque al suo peso che stiamo dando a Bruno, perché comunque, cioè, adesso ci sembra un po' troppo che sia sempre lo strascico dell'attacco di gastrite. Noi pensiamo che comunque abbia la giardia. È vero che non abbiamo fatto l'esame specifico, però nel senso ora ci sembra veramente un po' troppo. Abbiamo letto comunque nel foglietto illustrativo che va anche in maniera va consigliata comunque questo Panacur anche in maniera di precauzione, no? E quindi noi abbiamo provato a darglielo. Adesso stasera, oggi ha mangiato lento, ma ha mangiato. Questa sera non ha pressoché toccato le crocche e abbiamo fatto fatica addirittura a dargli la pastiglia nel pezzettino di formaggio. Quindi, cioè, nel senso, domani comunque andiamo dalla veterinaria. Però nel senso, noi abbiamo provato qualcosa, cioè nel senso, se no non sappiamo più cosa, capisci, prendere. E quindi questa è la situazione. Siamo appunto a capo, insomma, cioè io spero di uscirne a breve, nel senso, ma non lo so, perché ogni volta vi parlo in maniera disperata. Poi cerco di iniziare il video comunque con migliori propositi, però insomma, e anche oggi che è festa, insomma, uno dei miei cuccioli non è stato bene. E vabbè, pazienza, finché sono queste cose qua che spero insomma si risolvano a breve tempo, non ce la prendiamo. Beh, mi dispiace che discorsi, mi dispiace, però... insomma, spero di poterlo far stare bene il più presto possibile. Povero il mio Rokanji. Amore, vieni dalla mamma, Rocco, vieni. Vieni qui dalla mamma, vieni. Madonna. Roro. Rocco, vieni, amore, dalla mamma. Bravo, amore. Vuoi giocare con la pallina? Come ti sembra, amore? Giù. Eh? Che bello polpette. No, amore, come ti sembra, Rocco? Però vieni qui. È un po' mogio. Non sa anche lui, non sa nemmeno lui dove stare. Perché
Non lo so se anche i vostri cagnolini, però nel senso loro due si vede che sono mogi, poi però quando stanno male, nel senso sono nello stesso tempo anche irrequieti, nel senso che non sanno dove stare, cioè li vedi che comunque sono, comunque che stanno male. Ora io non lo so, comunque sono disturbati, che, cioè, avete capito? Cucciolo mio, cucciolo mio, cucciolo mio, cucciolo mio, cucciolo mio. Bravo, grazie, amore, dai tanti bacini alla mamma. E quindi che volete farci? Comunque l'Immacolata è arrivata e quindi ci stiamo avvicinando sempre di più al Natale! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Dove andate, bimbi? È venuto qui dalla mamma, Rocchetto! Rocchetto, sei dalla mamma, Rocchetto, sei dalla mamma, Rocchetto tutta panna, Rocchetto tutta panna. L'amore della mamma, l'amore della mamma, l'amore della mamma si accoccola qui. More, Bruno è con te? No, 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 io c'ho solo Rocco, tato. Ah, sono Bruno qua, è passato un suo nome, ah, dietro, c'è un bastardo, devo cambiare la barriera. Bruno lo tengo io, dai. Cioè, fa troppo ridere, la Malgi vestita di giallo. Guardatela. La Malgi vestita di giallo. Allora, dietro il culetto dei miei orsi giganti, guardate tutte le frasi. Per te sei la mia luce. Buon Natale a te. Sì, il mio brufolo continua a fare male. Cioè, guardate il mio smalto, ragazzi, non si può proprio vedere, cioè, mi rendete conto? Ma non c'ho più voglia di toglierlo. Che cosa che sono io, però. Mi direte, se non ce l'hai tolto, perché te lo dai? Ma perché mi piace un po' giocare con il colore. Oi, 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 oi. Con il colore. In realtà questa settimana ne ho dato uno sopra l'altro. C'era sotto già il rosso e ci ho dato sotto il rosa neon. Sì, perché poi alla fine mischio, faccio di ogni. Comunque già dura, cioè nel senso, perché io non do, ovviamente, cioè perché ve lo dico a fare, non do, la base, cioè avete capito, già non c'ho voglia, figurate se faccio tutti gli step giusti e corretti, no. Io do solo tac tac la pennellata di colore e quindi ovviamente non dando neanche il top coat eccetera, dura poco, in più io non metto guanti per fare i lavori in casa, eccetera. Poi ultimamente con sto cavolo di Covid, ancora di più che rispetto al mio uso normale, sono sempre a maneggiare a mucchina, disinfettanti, gel, che cavolo, che minchia. E quindi, cioè, secondo me, non è che me ne intendo, però penso che fa durare ancora meno lo smalto e comunque sia, penso che indeboliscano anche le unghie, io non lo so, però comunque, insomma, cioè, nel senso, questo è che mi dura sempre meno. Cioè, Chanel no Chanel, ma vabbè. Però, insomma. E che dire? Non ti mangiucchiare la zampetta, patato. La zampetta no.
Ti vorrei mica mangiucchiare la zampetta? Bravo, scappa. Arriva Rocco! Cioè, ultimamente non li perdiamo di solito, cioè, ovviamente mai, ovviamente, però nel senso ultimamente siamo sempre, cioè, andiamo a far pipì a turno, siamo ridotti in questa maniera perché comunque dobbiamo monitorarli. E allora ci urliamo dalla cucina alla sala, arriva Bruno, arriva Rocco, sono con me, sono con te, li vedi, non li vedi, insomma stiamo facendo sta vita. Fatemi sapere che anche voi fate le stesse cose, se avete dei cagnolini perché, o dei gattini, non lo so, insomma, comunque, perché, cioè, mi sento. Ma li vedi? Boh. Sono con te, papi? Sì, sono con me. E quindi, insomma, facciamo sta vita. Comunque io le unghie, allora, proprio mangiucchiate, non le ho, sto cercando di non mangiucchiarle più, però appena crescono un po' più di così, le sfaldo io a mano, diciamo, le sfaldo io con le dita, con le altre unghie, e, cioè, faccio i miei macelli quotidiani, diciamo. Però insomma, almeno sto cercando di resistere, di non torturarla con la bocca, nel senso, per igiene, nel senso, perché, cioè, nel senso, ultimamente veramente ci manca solo che ci mettiamo le mani in bocca, cioè allora è inutile che disinfettiamo, che facciamo, che brighiamo. Ah, che anno 2020, stringiamo i denti. Comunque comunque non mi sembra già l'Immacolata, ragazzi, se ve lo devo proprio dire, nel senso, perché comunque si respira poco, cioè, poi io comunque non, io non lo so voi, ma io non sono più uscita, cioè esco solo per andare dai miei, cioè non faccio praticamente altro. In realtà vedo le persone comunque che cioè, sento che escono, che fanno, che brigano, io non ho voglia, cioè non... cioè, dove vai? Cosa fai? Poi onestamente non aiuta manco il tempo, perché adesso è proprio brutto brutto, piove sempre, che tristezza, piove sempre. Che barba, che noia, che barba, che noia. Che barba, che noia. Quindi stasera di nuovo divano mio, cioè praticamente ormai, cioè, devo ricambiare il letto, ma praticamente non ci abbiamo dormito, ma lo ricambierò uguale, cosa volete che vi dica? Oh, un po' il letto mi manca, sono sincera. Tra l'altro ieri sera ha detto Marco, vabbè, dormo sull'altro divano, così te e i cani siete un po' più larghi, no? Solo che non, cioè, i cani ci vogliono vedere vicini, nel senso, se no non quetano, non si mettono a dormire, quindi alla fine ho dovuto venire qua. Solo che tra tutte queste cose, no, giustamente, volete voi vedere il lato positivo? Allora io ho detto a Marco,
Ma Marco, mi stia, perché poi andiamo su a lavarci i denti sempre a turno, eccetera, eccetera, no? Quando ci vedono andare su a turno, appunto a lavarci i denti, si mettono lì e piagnucolano, no? Come per dire dove andate, no? E solitamente non lo fanno perché sono abituati che loro comunque dormono di sotto e noi ci vedono andare su, no? Allora io ho detto, non è che siccome tutti questi giorni, perché ormai sono passati tanti giorni, che dormiamo sempre sul divano, quindi con loro tutta la notte, non si sono abituati comunque a dormire con noi, e allora si può provare a portarli su in camera, nel letto, quando stanno bene, quando staranno bene? Marco ha detto no. Poi io ho detto, magari in tutto sto caos e magari c'è qualcosa di positivo. No, perché tutti i cagnolini dormono nel letto fuori che i miei non ci vogliono dormire. Rocco all'inizio avevamo provato a farcelo stare, ma giocava e basta, e poi se ne va. E quindi poi con Bruno, forse uno dei primi giorni l'ho portato un po' lì, ma poi non... la batteria, la scatrice è finita. Ma poi abbiamo detto col fatto che comunque Rocco è giù, lui, Bruno voleva stare giù con Rocco, quindi non ci abbiamo manco provato. Però mi piacerebbe dormire con loro. Dormono tutti attaccati a me sul divano. Infatti mi piace, nel senso, però insomma sinceramente preferirei andarmene a letto, preferirei insomma che loro stessero bene e comunque come sempre stare qua sul divano magari anche fino alle 3 insieme coccolati e poi però nel senso sfondare di sonno nel letto, ma anche per loro. Pello, ora inizia a aver fame, speriamo che ci metta il prossimo, qua c'è questi hamburger. No. Buon appetito. Buon appetito, che amore mio. Guardate un po' uno dov'è e l'altro. Amore, cosa fai dalla giostra? Passano di lì dal coso. A te guarda. Vediamo se comprava la mistettiera. Mi piace. Che c'hai detto? La cosa top? Così ti piaceva la cosa. A te va bene? Ma perché ci sono sempre patatine di diverso modello? Mi piace mischiare. Tutte le volte. Ma scusami, una ha una cottura. E un'altra altra, no? Mm-hmm. Ci siamo abituati con le piccole o con le grandi? No. Se lo dovessi dire, confondi.
Stavano pensando cosa cucinare per la vigilia. Ma secondo me per grande fratello. Magari. Io non so guardarsi che loro devono. Cosa vorrebbero. Perché sì, perché al sud sono abituati a fare più la vigilia. Al nord possono fare altre due, così non fanno torto a nessuno. Penso fanno una puntata alla sera del riparto, no? Non lo so. Quindi alla fine però ha deciso di rimanere. Perché ha fatto la foto, anche sempre la bambina. Perché ha visto che era preferita al pubblico. Però lei voleva uscire, eh? Anche i signorini gli ha detto, non sei la preferita del pubblico, non ti senti una certa responsabilità, no, lei vuole uscire. Invece poi sono arrivate le telefonate, si vede che la foccia l'aveva assicurata. Guarda che te la tengo io. Ma io avrò detto guarda che rimane qua, che non può girare tutto chiuso. Il viaggiatore goloso. Vabbè. Dov'è il viaggiatore goloso? Aperto. Rocco, scusami. Non hai avuto fame per mangiare le tue crocchette? Ora cosa volessi la mia carne? No. Ieri le scuole mi sembravano chiuse qua da noi. Se non mi sbaglio. Non so come arriva. No, magari siccome dovevano essere chiuse oggi avranno detto una specie di ponte, no? Non so.
Anche loro mangiano. Cosa mangiano? Pasta e pomodoro. Pasta e bruschette. E quindi la regolaccia se n'è andata. Sarà a casa a fare l'albero con Nathan. Beh, non è che mi manca. Dipende se Nathan è a casa. Sì. Rivoluziona il mondo se lei è uscita e poi quell'altro è ancora a Dubai. Ci mette poco per andare là. A me non è una di quelle che voglio dire che sento, cioè nel senso che sento la mancanza da dire, però insomma, se rimaneva. L'importante è che sia serena, tanto per rimanere lì e essere con la testa altrove. Vabbè. Non le è piaciuta? È un po' secca. Questa volta ci metto una fesa di pancetta sopra. Stavo pensando come dolce potremmo mangiare un panettone, tanto è una parata. Che quello di ieri? Al ballastini. Ah, quello di ieri, da su. Ne abbiamo due, prendiamo un pezzo piccolo di. Io mangio le patate e ti strozzano meno. Mia. Sì, ma brocco! No, le tue crocchette sono là, roba. Mm? Parlavo con lui. Scusa, ha mangiato le tue crocche? Alla pastiglia si può con la pera? Cioè, hai dovuto sforzare perché non è come quell'altro. Quello che dico. Vuoi cambiare canale, Rocco? C'è ragione. No, io te lo cambio sempre Bruno. Basta. Giù. Non te lo do. Quando stai meglio. Sì, la mamma è cattiva, non è come io ho tra due fili di salame prima. Salame? Perché se ti andava bene? Ma te lo sottile lasciamo la cosa. Ma di solito la sottiletta la voglio mai la pastiglia, invece no? A masticare la roba come ero bruno. Tutto lì. Quando ha trovato qui l'ha trovata la sorpresa dita. È un bastardo, il pesi. No, l'amore mio. Eh sì. Figlio di ragù. Gioia mia infinita grande.
Non te l'ho potuta dare, amore, la ciccia, perché magari c'aveva qualche gusto, qualche cosa. È meglio di no. Oh, quando sei meglio, lo sai che ti dà anche tutta la ciccia del mondo. Non fidarti, Rocco, non fidarti. Amore mio, ma lo sai che ti voglio più bene della mia vita. Non fidarti. Guarda che quello che non si dovrebbe fidare sei te. Perché dicono di non innamorarsi mai, cioè di non aspettarsi che si innamori di una donna che ama gli animali, mai raggiungeremo l'amore allo stesso livello, ma gli animali ti batteranno sempre. Ti prenderò due scarafaggi da farti compagnia. Amore? Sì, per favore, allora riposiamoci un attimo, quindi li metti a bagno, questi li metti a posto e poi arrivi con il pezzettino, un quarto di pane e cazzo, con un coltello. Pane e cazzo? Sì, amore, vuol finire, sarei felice. Invece di dire troiate, così almeno c'è qualcosa. Due schiaffoni. Sapevo, venite qua, bimbi. Come hai chiuso bene, Marco? Rocco è scappato. Anche Bruno. Amore, cosa stai letterando? E quindi chi quello? Rocco? Rocco. A che porta di che? Amore, non gli porti i tuoi piattini? Allora, adesso mangiamo questo qui, che noi in realtà questo lo mangiamo tutto l'anno, anche al mare lo mangiamo, perché abbiamo la fabbrica qua a pochi passi, e questo è il trancio di ciambellone, in realtà è una sorta di pan dolce genovese, e noi lo adoriamo in famiglia e quindi lo mangiamo tutto l'anno. E quindi niente, mangiamo adesso. Io mi faccio male questo coso che detesto ogni volta. È più semplice rispetto a un altro panettone.
Genovese, non ci sono tanti, non ci sono pinoli. Buono. Poi è ricco di uvette candite e poi sopra c'è lo zucchero. Ciao, oh, Emi. Non ti aspettavo. Ho visto. Si batti quel con... Si batti il cazzo. Però una grappa. Ok. Canditi sono troppo buoni. Una volta avevamo provato a fare l'arancia candita, ma non c'era niente bene. No. Eppure deve essere una stronzata, mettere in forno. Beh. C'è una giusta temperatura, no? Le giusto l'ansia. Vuoi un po'? Pezzettino. No, non vuole, basta. Basta. Ma ti metto il pezzo più grosso del mio? No. Vuoi un po'? No. Dai, vuoi? No, no. Ma tengo la manettina. Ma te la do, se togliamola. Che è un doppio a te. Dobbiamo trovare. Io mangio proprio poca. La mia era più grossa. Non è per egoismo. A te ti dà fastidio la roba grossa nel piatto. Fate da quello che bevo io. Ti ho spiegato sempre tutto. Ma che cazzo vuoi? Ci vuole una grappa.
vedo proprio una bella serata. Un cicinin di grappa barricata, proprio un cicinin, ma ci va, cioè stasera ci va, innanzitutto perché ho mangiato tutto asciutto con la roba lì, ma stavo pensando di inzupparlo di rum, però ormai ho iniziato a mangiare così, allora ci bevo la grappa. Ma io posso mettere un coso? No, te ora non ci metti un bellino perché hai la gastrite come il cane. E a me me la fate venire, chiaro? Cin cin. Cioè, praticamente tra un'ora c'è il coprifuoco. Sembra ancora più lunga la serata, hai capito, la notte in questa maniera. Noi non andiamo da nessuna parte solitamente. Però sembra ancora più lunga in questa maniera. No, sono giornate che non balena. Ci passano cosa le giornate come un baleno? Cosa? Hai ruttato? È ruttato? Sì, ma io dentro. Che bello. Ragazzi, la grappa fa fare il ruttino. No, ma perché poi è un periodo... Allora, solitamente noi siamo sul divano, guardando la televisione, eccetera, eccetera. E poi a volte ci addormentiamo, a volte... quindi andiamo a letto più tardi, a volte no. E poi comunque prima di andare a letto ci beviamo il nostro bicchierone di Coca-Cola, eccetera, eccetera. Adesso invece dormiamo qua e... E comunque ce lo beviamo lo stesso il nostro bicchiere di Coca-Cola. Ieri sera c'era il Grande Fratello, quindi ho resistito fino alla nomination, perché ultimamente resisto fino alla nomination. Quando inizia la nomination mi rompo le palle e mi lascio andare al sonno. Allora era già l'una passata e mi sono addormentata e mi sono risvegliata quando era le 4:30. Alle 4:30 ho bevuto la Coca-Cola. Ho detto vabbè, me ne vado, tra virgolette, a letto sul divano e dormo. E poi dopo mezz'ora Rocco è stato male, quindi cioè nel senso alla fine ho detto vabbè, bevo altri due bicchieri di Coca-Cola, quindi insomma io fino alle 6 del mattino era bella Coca-Cola. Infatti ti ricordi che ti ho detto la metto dentro? Io no, la bevo. E poi ti ho detto sì vabbè che effettivamente tra poco sono le 6, cosa metto a bere la Coca-Cola a colazione? Cioè ragazzi è così sta storia. Quindi... Allora devo stare attenta se l'hai spazzato, perché in queste ciabatte non hanno il... queste qua da elfo, non hanno le... Dove devi andare? Il terrazzino. Perché devi andare al terrazzino? Per buttare la plastica. Vai. Sì, ma tu devo stare attenta perché le ciabattine dell'elfo non hanno la gommina sotto. Perché gli elfi volano. Mi è quasi convinto. Certo. È già passata la convinzione. Che? Oh my goodness! E quindi ragazzi, speriamo che voi state passando una serata dell'Immacolata migliore della nostra. Perché la nostra serata
si sta avventurando nella pupù. E quindi davanti a me vedo solo pupù. Viva la pupù! Questa è la lira, questa è la lira, questa è la lira. Ciao a tutti, vi bacio, vi abbraccio e... Guardate che c'è il video. Certo, vi bacio, vi abbraccio e vi aggiornerò sperando finalmente con una notizia positiva sui miei cuccioli. Buona immacolata a tutti! L'immacolata è finita. No, sono ancora le 9, fino a mezzanotte. Allora lo vediamo con l'immacolata. Te gli dici buona immacolata quando mi... Senti, dici... io glielo dico sul momento. Quando gli arriva e se lo prendono lo stesso da me, hai capito? Chi non se lo vuole sentir dire, non se lo vuole sentir dire. Oh, Babbo Natale fa così. Quello è ubriacone della quinta strada. Che trozzo. La grappa aggiusta tutto. Non ho capito perché i bicchierini dei superalcolici li fanno piccoli. Quello dell'acqua, cioè, c'è qualcosa che non va, cioè ne sono delle proporzioni non... Comincia a bere l'acqua di là. Dai, su, spegni. Spegni chi? Lui. Lui chi? Ma è qua.